Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi parliamo di Battlefield 2042, dell'update numero 3, della nuova modalità Rush di 2042 che è stata inserita, ottima cosa, ve lo dico subito, ma anche di un paio di problemi tecnici abbastanza importanti che sono arrivati con questo update e vi darò anche un fix su quello del mouse, perché credo che sia capitato quasi a tutti il freezing del mouse dopo questa patch. Quindi buone notizie e cattive notizie. Parliamo della risoluzione dei problemi. Allora, questa patch ha introdotto dei problemi coi server palesi, spesso e volentieri dà un errore quando cercate di entrare in partita all'ultimo secondo. Purtroppo per adesso non c'è nessun fix che voi potete fare, semplicemente riprovate a rejoinare un'altra partita. E se va bene riuscirete a giocare, oppure se va male vi farà tornare sul home menu. Ovviamente DICE sa di questo problema e probabilmente verrà fixato entro poco tempo. L'altro problema invece lo potete fixare da soli, ovvero se quando entrate in partita il mouse non vi funziona, o meglio non riuscite a guardare a destra e a sinistra, dovete fare questi piccoli e semplici passaggi. Chiudete il gioco, aprite i documenti di Windows, andate sulla cartella di Battlefield 2042, andate su Setting e aprite con il notepad il file proofsave_profile e dovete cancellare tutta una serie di linee, ovvero tutte quelle del gstkbinding.infantry.concept.yau. Le cancellate tutte, salvate il file, chiudete. A questo punto il problema del mouse dovrebbe essere risolto. Ma adesso come va Battlefield dopo la patch? Ci sono stati una marea di fix bug, di aggiunte, sia sui singoli specialisti, sia sull'interfaccia grafica. Insomma, c'è un patch note infinito. Ve lo lascio in descrizione, ma chiaramente non lo discutiamo qua. In generale, le performance, a mio avviso, sono migliorate. E anche tutte le modifiche sull'interfaccia sono buone, quindi in generale il gioco gira meglio. Ma la più grande modifica, secondo me, è stata quella che hanno introdotto su Portal una modalità Rush di 2042, quindi con gli specialisti e con la full progressione sbloccata. È un Rush come quello di Bad Company 2, quindi dovete far esplodere o difendere gli MCOM su mappe di Battlefield 2042 con tutta la progressione appunto di 2042. È un 16 contro 16, quindi 32 player, su porzione di mappa di Battlefield 2042. Questa modalità è fantastica. Sono un po' di parte perché io amo Rush, era la mia modalità preferita su Bad Company 2. La amo perché il vostro apporto alla partita può essere decisivo, vostro della vostra squadra. Anche da soli potete salvare l'MCOM o attivare l'MCOM facendo un buon flank, quindi tutte le vostre kill, le vostre assistenze o comunque le vostre azioni sull'obiettivo sono decisive. E la modalità gira benissimo, questo ancora una volta dimostrazione che le prestazioni sono molto vincolate alla grandezza della mappa e alla quantità di player. Infatti con 32 player in questa modalità è tutto molto più clean, pulito, si capisce quello che succede, le prestazioni sono molto più elevate anche a livello del vostro computer sicuramente. In questa modalità ho toccato i 130 e anche 140 frame in certi momenti, mentre in sfondamento 128 player faccio tra i 70 e i 90. Ma in generale è molto più divertente giocare a piccoli numeri. C'è una migliore hit registration, c'è appunto minore lag del server o praticamente nessuna lag, e in particolare Rush comunque secondo me è una modalità divertente. Inoltre è una modalità questa, anche se in Portal, fatta da DICE, quindi è bilanciata decisamente meglio dei server personali. Inoltre i server personali a volte ci sono, a volte non ci sono, questa modalità c'è sempre. Quindi questa è la via giusta. DICE deve aggiungere altre modalità di questo tipo con numeri più ristretti. Quindi io vorrei ovviamente un team deathmatch, sempre fatto da DICE con tutti gli asset di 2042 e dei conquest più piccoli, quindi da 64, da 48, da 32, su mappe sempre volendo anche di 2042, ma
più ristrette. Sono sicuro che sarebbero molto 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 più divertenti. Quindi, a parte quei due problemi comunque rilevanti tecnici che vi ho detto all'inizio del video, in generale questa è un'ottima direzione che sta prendendo DICE per fixare il gioco. Devono continuare così, aggiungere altre modalità, continuare il fixing. Per il resto, ragazzi, giocatevi questo Rush 2042 su Portal, anche perché appunto ha tutta la progressione sbloccata, potete sbloccare tutto, sia i livelli dell'account che gli attachment. Secondo me è divertentissima, gira bene, è pulita e il vostro contributo è sicuramente maggiore rispetto al 128 player, dove siete uno dei tanti che esplode come uno stronzo da un elicottero, da un tank oppure dal cecchino, dell'ennesimo cecchino appostato chissà dove nella mappa. Quindi provatelo questo Rush 2042 e fatemi sapere la vostra opinione, sono sicuro che vi piacerà tantissimo. Per il resto tutto qua il video, volevo darvi una primissima impressione dopo le mie 3-4 ore di gioco di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate anche voi, se state provando questa update numero 3, e ne discutiamo sotto nei commenti. Per il resto noi ci becchiamo per altri video qua sul canale, sempre sul gaming, su Battlefield e su tutto quello che gioco in generale. Una buona giornata a tutti, statemi bene, ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!